Benvenute e benvenuti ad una nuova puntata di Lettera 22 qui su Professione Calcio TV. Proseguiamo la nostra serie di puntate dedicate alla graphic novel, alle biografie d'autore, per così dire, e vi presentiamo oggi un libro, un fumetto molto bello edito da Edizioni Becco Giallo, ossia Fausto Coppi, L'uomo e il campione di Davide Pascutti. Davide Pascutti, nostro ospite qui in collegamento telefonico. Ciao Davide, grazie per essere qui con Ciao, noi. grazie di avermi invitato. Allora, senti Davide, innanzitutto tu illustratore, disegnatore di fumetti, per Becco Giallo hai già disegnato Marcinelle, Storia di Minatori del 2006 e La Grande Guerra, Storia di Nessuno del 2008. Tra le altre due opere ricordiamo anche Il Maestro e Pioggia, sempre del 2008. Per questa graphic novel dedicata alla figura, potremmo dire, epocale di Fausto Coppi, qual è stato l'approccio che hai avuto verso la materia da trattare nel fumetto? Ma guarda, intanto questo è stato il primo lavoro che ho realizzato interamente anche in qualità di sceneggiatore, mentre gli altri libri che ho disegnato li ho sempre fatti affiancato da un'altra persona che si occupava della sceneggiatura. Quindi in questo caso io come approccio io mi sono trovato di fronte a un personaggio immenso come Fausto Coppi, del quale sarò onesto, conoscevo quello che il mito aveva portato La fino a canzone noi. cantata con Gino Bartali. Sì, la canzone cantata, il mito, sono un po' quei personaggi come, non so, Pelé per dire, che magari Esatto. noi della nostra generazione non abbiamo mai visto giocare, però tutti sanno che è stato il più grande. Quindi era